Dai primi di maggio fino ai primi di luglio, il bosco e tutti i prati adiacenti di Casa Archilei sono costellati di lucciole. Il picco è i primi giorni di giugno. In natura in tutto il mondo se ne possono trovare tra le 2.000 e le 3.000 specie, in Italia 19, mentre nelle Marche sono di due tipi, che sono appunto quelle che è possibile ammirare a Casa Archilei. Insetti affascinanti che sia adulti che bambini si incantano a guardare, perché rendono magici con le loro luci naturali i luoghi dove si trovano. Quali sono le due specie di lucciole che si trovano nelle Marche, quindi qui a Casa Archilei? Sono molto diverse, quindi fa anche facile riconoscerle. La prima, il nome scientifico è Luciola pedemontana, mentre la seconda è Lampris noctiluca. Il Luciola pedemontana, che è appunto la più abbondante, abbiamo i maschi che volano e fanno luce intermittente. Le femmine generalmente stanno sul fondo del prato e non fanno luce, se non per rispondere ai maschi quando vogliono. Per alcuni volano, per altri invece fanno dei piccoli tratti svolazzando. Poi c'è un'altra specie, che invece è l'Ampris noctiluca, in cui abbiamo i maschi che volano ma senza far luce, perché a far luce sono le femmine, che sono incapaci di volare, hanno ali piccole e ridotte, stanno sul fondo del suolo e rivolgono il ventre verso l'alto e fanno luce fissa, aspettando i maschi che vanno a trovarle. Si riconoscono le differenze? La luce è più importante, appunto perché nei maschi di Luciola abbiamo i maschi che volano e fanno luce intermittente, mentre le femmine non fanno luce, o comunque per rispondere ai maschi. E il corpo dei maschi è più snello, mentre quello delle femmine è un pochino più grosso, più tozzo. Mentre nell'altra specie, il Lampris, è molto più evidente perché i maschi volano e hanno un corpo con le ali, e quindi appunto volano, mentre le femmine no, proprio perché hanno un corpo molto più grosso, grande circa 3 cm, e sono senza ali, hanno proprio un corpo, si dice larviforme, cioè proprio forma di larva. La caratteristica delle lucciole è quella appunto di fare luce. Come avviene questo? Esatto, riescono perché hanno un enzima, chiamato luciferasi, che ossida la luciferina, un substrato, e facendo questo proprio produce luce. Quindi grazie a questo fenomeno riescono a far luce. Lo fanno tanti organismi viventi nel mondo, dalle lucciole, ma anche alcuni funghi, alcuni pesci di fondale e tanti altri. Come reagiscono soprattutto i bambini quando scoprono questi insetti così affascinanti? Con molta meraviglia, perché sono animali che si conoscono molto poco, se non per questo fenomeno meraviglioso della luce durante la notte. Ma appunto conoscendoli da un punto di vista un pochino più biologico, ok, le curiosità, ma anche l'aspetto scientifico è molto interessante e affascinante. Quindi rimangono entusiasti? Assolutamente sì, sempre. Le lucciole sono in diminuzione? Purtroppo sì, si conoscono anche molto bene i motivi. Il primo è l'inquinamento, la mancanza di habitat, ma anche la luce. Qua si vede molto bene a Casa Archilei, perché dove siamo, questo è il boschetto di Casa Archilei, nei posti più bui è pieno di lucciole durante il picco, ma appena ci spostiamo, andiamo magari verso la strada, davanti al lampione, lì spariscono completamente. Proprio qui si vede proprio bene quanto l'impatto dell'inquinamento luminoso influenza appunto questi animali. E qui a Casa Archilei proprio si capisce bene quanto rispettare l'ambiente e rispettare anche gli habitat influenza gli animali, proprio perché siamo a pochi passi dal centro storico, eppure qua è pieno di vita, pieno di insetti, di lucciole in questo caso. Quindi ricordiamo sempre quanto è importante rispettare l'ambiente. Esatto, è veramente importante. Qui a Casa Archilei insegniamo proprio alle persone, da bambine più grandi, come si fa, quanto è importante rispettare l'ambiente.